tutti e benvenuti a Rostello. Grazie all'ospitalità, mi rivolgo insomma al nostro direttore, presidente. Abbiamo voluto, diciamo, anticipare un po', bruciare forse i tempi di quelli che sono la consegna, l'inaugurazione, perché quest'opera era veramente tanto attesa. Quando ormai nel 2010 l'amministrazione ha cercato di spingere, si è dato veramente di spingere, di promuovere questa iniziativa, era molto sentita la richiesta, e pensate, sono già passati 3 anni, quindi in questi 3 anni che sono quasi mai trascorsi la richiesta ha continuato ad aumentare. Io ricordo bene una delle prime relazioni che ci fece pervenire la dirigenza dello Sborgo, in modo particolare elencava una serie notevole di oggettive di difficoltà poi legate al grande numero di partecipanti, perché erano difficoltà reali che si scontravano con la necessità di dare uno spazio adeguato all'approssimarsi poi della stagione fredda, in modo particolare al fine che tutti questi nostri giovani, che fosse l'argomento sul quale vorrei incentrare questo mio breve intervento, che stanno più a cuore, perché è vero che un'amministrazione come quella che mi onoro di guidare potrà vantare sicuramente nel suo operato anche quest'opera, penso sia anche legittimo poter vantare qualche cosa fatto per la comunità, però sappiamo che l'abbiamo fatto per una realtà, quella calcistica, che per storia e tradizioni ha il numero più alto di frequentatori. Io non sparo numeri perché sono molto alti, sono molte squadre e sono molti giovani. Io devo dirvi, così in esordio di questo, ripeto, breve intervento, che sono rimasto colpito da alcuni ringraziamenti che sono giunti. E se ringraziamenti da parte delle persone adulte, competenti o meno, interessate o meno, sono motivo di soddisfazione, non vi nascondo che quelle ricevute dai bambini fanno venire la pelle d'oca. Ieri mattina, sulle strisce pedonali, ma io sono solito stare lì un po' all'inizio della giornata scolastica, faccio compagnia a uno dei nonni vigile, insomma passo un bambino, si gira e mi saluta. Già, il fatto di salutare è segno di grande educazione e rispetto. Ricambio il ciao, però, si dice ciao, e va benissimo. Quando il bambino focalizza che sono anche il sindaco, probabilmente lì, grazie. Io vi assicuro che quel grazie mi ha gelato, era freschetto. Mi sono gelati veramente e assaggiato sangue nelle vene. Perché? Perché è atteso e perché sentirlo da un bambino, ho tutta la ragione di credere che venga dal cuore. Quindi al di là di valutazioni amministrative, che se ne abbia parlato in società, molti incontri, e legge che fischia perché insomma la cosa non va avanti. Per questo è anche successo. Quindi veramente sono felice di anticipare di qualche giorno quella che sarà la consegna ufficiale, perché la burocrazia prevale in ogni caso, una firma che poi vale responsabilità e quant'altro, quindi questione veramente di giorni. Io devo dire che è una somma importante che viene investita su questo territorio, e la stessa fonte di finanziamento viene appunto sui fondi per lo sviluppo. È stato inteso che questo sia un impianto che nasce per lo sviluppo del territorio. Per noi sviluppo è educazione ai giovani, formazione. Adesso in modo anche molto, molto brutto si dice, però in modo reale di dire le cose, teniamo i ragazzi fuori dalla strada. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo fatto questo. Mi sento di ringraziare, e da parte mia potrebbe sembrare strano, però io credo di essere una persona un po' particolare, forse non posso essere sempre molto simpatico, però onesto. E devo ringraziare l'ex presidente Lorenzo Dell'Ai, perché sono andato dal presidente Dell'Ai, allora era in piena carica, mancavano ancora quasi 3 anni il fatto che lui dovesse mollare la guida della provincia, e ho parlato con il cuore in mano. Il presidente mi ha detto, lasciami alcuni giorni che devo vedere se si può, perché tutto ha un iter, tutto ha... Eravamo per una serie di coincidenze favorevoli nel tempo opportuno, nel tempo utile, e abbiamo ottenuto questo. Insieme a questo, però devo dirlo, abbiamo ottenuto anche finanziamento cospicuo, siamo al 95% del totale,
anche la nuova viabilità di accesso a sud, e poi sarà fatto anche un parcheggio a servizio della piscina che nel frattempo avanza. Questo per dire che la richiesta del borgo, la richiesta di un campo, ha innescato un meccanismo di ulteriore sviluppo e completamento del centro sportivo, che diventerà entro 2 anni a questo punto, non di più, un punto di riferimento per tutto il territorio e guardando ben oltre questi confini che abbiamo qui intorno. Questo è veramente un motivo di soddisfazione, poterlo consegnare ai giovani, poterlo consegnare a chi veramente ne ha bisogno, fatto con i migliori criteri, poi magari per gli aspetti tecnici chiedono a Ruggero, il direttore dei lavori, Mauro, di raccontarci qualcosa di più. A me premeva dire che è stato pensato, realizzato, veramente un'opera di cui ce n'era bisogno, quindi non l'opera elettorale, la promessa elettorale. È vero, era stato anche detto, lo faremo, ricordo le tirate di orecchie, ma avevi detto che quando si è dentro nel meccanismo, vi assicuro, perché per quanto ci si impegni, il meccanismo è lento, è complesso. Faccio sempre un esempio, come tirare un carro con le ruote quadrate, no? Boom, mezzo giro. Però, con sforzo, lo si riesce a tirare. Ci vuole convinzione, l'appoggio di tutti. Perché in amministrazione, maggioranza, minoranza, saluto anche Armando Singer, che in questo momento fa magari la parte della minoranza, per capire, è stato sempre appoggiato. Perché se le cose sono fatte per tutti, e nell'interesse di tutti, e che porti beneficio alla comunità, credo sia motivo di soddisfazione. Poi per lo sport questa amministrazione ha investito molto, spendendo le ultime mie parole per quello che sarà poi fatto qui sul campo di atletica, intendo dire il rifacimento delle piste, del manto delle piste, il potenziamento dell'impianto di illuminazione, sarà coperto un tratto della tribuna, cioè sono soldi veramente che abbiamo inteso mettere qua e non buttare su un'altra opera. Ora veramente si deve scegliere, cioè non c'è opportunità di fare tutto, bisogna scegliere, dare una priorità, e allora laddove ci sono sport e giovani la priorità è sicuramente quella più che fa scattare maggiormente il meccanismo amministrativo, e secondo purtroppo è dove l'opera si fa e che renda. Parlando solo di 2014, l'unica opera che pensiamo di fare è un'opera che produrrà un reddito, è un'altra centralina, perché quella poca acqua che abbiamo bisogna far corrente per incassare qualche lira. Cioè, capite, stiamo ragionando in questi termini. Però se sport e giovani ci sono, sport e giovani davanti, e penso che l'abbiamo dimostrato. Questo ci tenevo a dirlo, di quelli che sono tutti gli aspetti amministrativi, i ringraziamenti e le persone da nominare, che come al solito sarebbero tantissime. Io davvero mi fermo qua, ringraziando tutti i presenti, ringraziando Ruggero Trentin, presidente di Valsugana Sport, il direttore Michele Tessaro, che hanno seguito anche i lavori, essendo qua di casa, Silvio Franca Cigna, presidente del Mondo Sport, insieme a Michele Ezio Rinaldo, e tutti quanti.